Buonasera e benvenuti in questa edizione serale degli Alley Talks. Abbiamo infatti incominciato con il nuovo palinsesto, per cui tutti i martedì e i giovedì sera alle 21:30 Alley Up sarà qui in diretta in una delle nostre conversazioni, appunto un Alley Talks. La nostra ospite di oggi è Giuditta Celli, che sta per connettersi. Vedo che è entrata, adesso si connette insieme a noi. Giuditta Celli è una glaciologa chimica che stiamo ospitando oggi. No, è stata appena ospitata in un altro evento a Milano, alla Biblioteca degli Alberi, l'evento Illimiter, in cui Giuditta Celli è stata una delle. Buonasera Giuditta, ciao! Ciao, ciao, mi senti? Perfetto, Ti sento benissimo, benvenuta innanzitutto. grazie. Stavo dicendo due parole sul perché siamo qui questa sera. Giuditta oggi è stata ospitata all'evento Illimiter, che è un evento organizzato dalla banca Illimity, un gruppo bancario innovativo diretto da Corrado Passera. Illimiter è un insieme di progetti volto proprio a valorizzare la presenza femminile in ambiti lavorativi non proprio convenzionali. E quindi Giuditta Celli, insieme oggi ad Anna Ascani, la vice ministro della cultura, scusate, dell'istruzione, e insieme avrebbe dovuto esserci anche Edvige Pezzulli, astrofisica, che purtroppo non ha potuto partecipare, però abbiamo avuto il piacere di ospitarla noi ieri qui nei nostri Alley Talks, per cui volendo si può recuperare una piccola conversazione, intervista che abbiamo avuto insieme a Edvige, nelle IGTV di Alley Oop. Ma adesso veniamo a Giuditta. Ti vedo stanca, è stata una giornata provante. Abbastanza tra il viaggio e l'intervista, un po' lo stress. Sì, Beh, no, non più provante di un anno in Antartide, su via. no. Ho ascoltato il tuo intervento, non vorrei farti ripetere troppo quello che hai già raccontato, anche perché, un po' perché non avrei voglia di ripeterlo, un po' perché comunque è recuperabile nella pagina Facebook di Illimity, perché la diretta dell'evento è stata salvata. Però vorrei partire comunque da una delle cose che ti ho sentito dire nel corso del tuo intervento, ovvero che tu non è che sognavi di fare la glaciologa da piccola, ti ci sei trovata un po' per caso. Sì, Diciamo per esatto. caso. Fondamentalmente ti sei laureata nel 2016, hai visto questo bando, hai deciso di partecipare e insomma sei stata scelta per andare in questa missione nella base di Esatto. Concordia. Mi piacerebbe sapere che cosa è scattato in te, perché sicuramente non sei partita proprio sprovveduta, sapevi un po' che cosa ti aspettava, sapevi che l'Antartide non è un luogo semplice e che il lavoro Sì. sarebbe stato. Cosa è scattato in te a spingerti verso un'esperienza così totalizzante? Allora, sì, ero un po' preparata perché comunque prima di partire l'ENEA e il PNRA organizzano delle settimane di preparazione psicologiche e fisiche, ovviamente. Quindi Certo. ci insegnano, ad esempio, come spengere incendi, come fare il primo soccorso. E ci portano sul Monte Bianco un po' per adattarci al freddo. E poi c'è la psicologa, parte fondamentale, che ci spiega un po' cosa succederà, ci controlla, diciamo, se siamo stabili mentalmente o meno. Cosa mi è scattato? Era un periodo un po' particolare. Stavo organizzando la mia partenza dall'Italia perché non ero soddisfatta di quello che trovavo. E questa è stata un po' un'occasione di riscatto quasi, quindi di poter mettere un punto e riniziare da capo con un'avventura, un'esperienza molto importante ed era una strada immensa che si stava aprendo davanti a me, quindi l'ho presa con l'idea partiamo, è pericoloso, è impegnativo, però poi vediamo cosa succederà. E quando sei arrivata lì, come ti sei sentita? Hai sentito, c'è stato un momento in cui hai pensato, oddio, che cosa sto facendo? Nel frattempo voglio condividere questa foto di come eri barbata, di come. Questa è lei, Giuditta, non si vede, ma Questa là sono sotto io. c'è lei. Sì, questa sono io. Sì, il momento vero in cui ho pensato, oh mio Dio, cosa ci faccio qua? Aiuto.
È stato il 12 febbraio del 2019, quando è partito l'ultimo aereo con gli estivi e siamo rimasti in 13. E là è stato il momento in cui siamo rimasti completamente isolati fino a novembre, quindi non eravamo raggiungibili perché le temperature sono troppo basse e pericolose per gli aerei. E lì, quando mi sono guardata intorno, c'era il silenzio dopo un'estate piena di persone, la tranquillità. Avevo camera mia e non era più condivisa. Lì ho realizzato cosa stesse veramente succedendo e ho detto: mio Dio, e adesso? Ed eri lì già da quanti mesi quando... Io sono arrivata a fine novembre, quindi ho fatto più o meno 3 mesi. 3 mesi, dopodiché c'è stato questo momento che ha spezzato completamente. Esatto. E l'inverno quanto dura in Antartide? Perdonami per questa domanda da profana. No, là allora non esistono le quattro stagioni classiche che abbiamo Certo. noi, esiste l'estate e l'inverno. Con estate si intende da novembre a febbraio compresi, che è il periodo in cui le temperature si alzano, gli aerei possono atterrare e ci sono tante persone, tranne quest'anno a causa coronavirus, a lavorare. Poi da febbraio a novembre parte l'inverno, quindi non è più possibile arrivare con gli aerei perché fa troppo freddo, i motori non sono comunque adatti per quelle temperature, non c'è il pack che serve, c'è il pack però non è sicuro per far atterrare gli aerei, quindi insomma situazioni a rischio che non permettono di arrivare, ecco. C'è una sensazione di isolamento molto forte in quel momento. Tantissimo, sì. Ed era più spaventosa o triste, malinconica? Che sensazioni hai provato in quel momento? Allora, un po' tutte in realtà, perché la parte positiva era il coinvolgimento con la natura, perché è un silenzio assordante. Gli unici rumori sono il tuo respiro, il battito del tuo cuore e se cammini la neve sotto i piedi. Quindi ti senti piccolo e completamente immerso. Questo a volte fa anche paura perché sei da solo, se ti senti quasi abbandonato, ti mancano i punti di riferimento della quotidianità. Quindi è tutto un po' un'altalena di sentimenti e di sensazioni. Certo, e a proposito di quotidianità, com'è la quotidianità in Antartide? Perché non è scandita dalla luce del giorno e della notte, è scandita da altro, da dei Sì, piccoli riti, magari mi immagino di... esatto, la cosa principale sono i pasti, perché il cuoco comunque fa sì che manteniamo una regolarità di orari in modo tale che sappiamo quando è giorno e quando è notte in realtà, Certo. visto che abbiamo appunto 24 ore di giorno o di buio, e quindi sono i pasti e poi a quello si unisce un po' la routine che ti crei del lavoro. E del tuo tempo libero, quindi quello che ti piace fare nel tempo libero, te lo crei un po' come routine per non impazzire. Certo, e la costruzione di queste routine, era una cosa che facevate voi per conto vostro? Era in qualche modo strutturata da un leader, un team leader? Com'era Allora, l'organizzazione? la parte lavorativa, per quanto mi riguarda, era completamente indipendente. Io in Italia avevo comunque i miei capi dei progetti che mi avevano dato una scheda di cose dovevo fare e poi me lo organizzavo io. Quindi mi organizzavo i miei tempi. Ovviamente c'è una parte di vita comune, quindi ci sono le pulizie da fare, ci sono i piatti da lavare, c'è da apparecchiare, c'è la spazzatura. E quindi queste erano tutte cose che erano schedulate in modo che ci fosse una turnazione e collaborassimo tutti insieme. Quindi è un po' personale e un po' diciamo di gruppo decisa appunto dal leader, perché esiste uno station leader appunto che deve gestire questa parte più comune. Ed estremamente democratica perché tutti fanno tutto, a prescindere da ricercatori o non. Assolutamente sì, per quanto riguarda le pulizie non esiste una persona più importante da altre, quindi o che sei il medico, o che sei lo session leader o un tecnico, lo scienziato, se c'è da pulire i bagni, pulisci i bagni. Assolutamente. Abbiamo una domanda di Mariotti Debora, adesso Sì, ci l'ho arrivo, però prima ti intravista. volevo chiedere un'altra cosa, visto che stiamo parlando del team. L'età Sì. media qual era?
Allora, ti dico che più o meno la metà di noi erano dai 24 ai 35 anni, indifferenti tra scienziati e tecnici, e poi si saliva dai 45-55, ad esempio il capo tecnico, il medico, perché comunque sono persone molto importanti con grande responsabilità, quindi hanno bisogno Certo. appunto di esperienza, ovviamente. Allora, Deborah Mariotti, che è la nostra collega di Alleup, che ci scrive da New York, tra l'altro, ci scrive: cosa pensi del turismo in Antartide? Mio suocero è andato 2 anni fa, ma non si rischia di rovinare l'ambiente? Penso che sia un tema per voi ricercatori, diciamo. È un tema un po' spinoso, Sì. perché allora in realtà sì, ovviamente come puoi vedere guardando il turismo ovunque abbiamo rovinato l'ambiente col turismo e questo è un dato di fatto, perché in realtà un turismo veramente responsabile non esiste, comunque ci spostiamo abbiamo un impatto su dove andiamo, quindi ovviamente anche quando vai in Antartide hai un impatto. Per Certo. quanto siano crociere organizzate da navi cargo, che quindi sono navi che hanno già lo scopo di andare per rifornire le stazioni, quindi non è un viaggio fatto appositamente per il turista, però comunque il turista sono persone in più che usano la nave e i suoi servizi, persone che arriveranno sul continente con abbigliamento che perde fibre, devono mangiare, devono usare servizi. Vanno in giro a vedere animali, fanno rumore, calpestano il suolo e il ghiaccio, quindi comunque si ha un impatto. Personalmente, io, proprio opinione mia personale, è una cosa che non farei mai, cioè, fossi quella che potesse decidere, lo vieterei. Perché Perché comunque pensi che se. l'impatto sia troppo forte, non vale, il gioco non vale la candela? Esatto, sì. Ma per esempio anche l'acqua, come vengono gli approvvigionamenti d'acqua in Antartide? Perché Con sembra la una neve che banalità, con la no, no, neve. sì, assolutamente. Noi avevamo un sistema di scioglimento della neve, quindi il meccanico si occupava di rifornire questa immensa tanica e scioglieva la neve e avevamo l'acqua che poi usavamo per bere, per lavarci e poi c'è un sistema di riciclaggio. Una macchina di riciclaggio e quindi ricicla l'acqua tramite dei filtri, delle lampade UV, antibatterici e così via, e quindi poi abbiamo sempre la stessa acqua che ricircola, più quella appunto che beviamo e quindi viene consumata e viene rifornita poi. E un'altra cosa che sembra una banalità, ma non lo è. Prima abbiamo parlato dell'inverno in Antartide. Immagino gli La approvvigionamenti di cibo saranno stati frutta. la frutta e la verdura fresca. Quanto La tempo è frutta. passato prima che tu potessi rivederli? Questa foto è un ricordo indelebile. Noi abbiamo avuto l'ultimo approvvigionamento a febbraio, prima del 12, tipo il 10, e ovviamente poi a fine marzo avevamo finito tutta la frutta e tutta la verdura fresca e l'abbiamo rivista l'8 novembre. Caspita. Quindi ti puoi immaginare la gioia di questa tavolata che si vede qua di carote e insalata. Io ormai ad agosto sognavo di insalata la notte perché, cioè, mi mancava. Quindi questo vuol dire che cosa mangiavate? Il cuoco cosa doveva inventarsi? Il cuoco è stato bravissimo perché comunque ci vuole fantasia all'inizio, hai tutto, hai i pomodori, l'insalata, le carote, le mele, quindi hai una spesa, diciamo, come puoi fare tu al supermercato. Ovviamente andando avanti queste cose finiscono, quindi ad esempio Certo. sono finiti gli yogurt, il cuoco ha fatto lo yogurt con la yogurtiera. Ad esempio, oppure doveva usare cose congelate, quindi doveva riuscire a dargli sapore, a fare ricette sempre diverse. Poi alla fine mangiavamo più o meno le cose normali, quindi la pasta, a volte faceva magari paste un po' più particolari, il riso, carne, pesce congelati e poi verdure in scatola. Verdure in scatola. Congelate in scatola, sì. Tra le foto che mi hai mandato e ti ho chiesto un po' di foto della stazione della vita quotidiana, c'è questa meravigliosa in cui state facendo la pasta insieme. Questo è Ma stato un momento bellissimo. tu eri l'unica italiana? No, allora anche il cuoco in questa foto è italiano,
Poi gli altri tre ragazzi invece sono tre ragazzi francesi. Uno è quello più esterno a destra, è glaciologo, e gli altri due sono due tecnici. Eravamo 7 italiani in tutto su 13. Quindi anche, cioè, il fare la pasta insieme è stato un momento, non solo per la voglia di cibo, ma anche un momento di No. condivisione e Sì, assolutamente di un team momento tipo building. di... Esatto, tipo domenica mattina a casa facciamo le tagliatelle tutti insieme. Sì. Rispetto invece agli spazi della base, i vostri spazi privati personali erano... Perché allora io anche qui ho una foto della base che a vederla sembra maestosa, immensa, probabilmente lo è, però Sì. i vostri spazi quotidiani com'erano? Allora, queste due torri sono la base, questa è la stazione. A destra c'è il ristorante nel piano sopra e tipo la biblioteca che è anche il salotto. Poi al piano di mezzo ci sono i magazzini e poi al piano terra, diciamo, è la parte dei tecnici. Invece la torre a sinistra, quella senza bandiere, è fatta dagli uffici. Piano di mezzo è il piano delle camere da letto e il piano di sotto poi è quello dell'ospedale praticamente. E quindi gli spazi privati è camera tua, basta. Sì, camera tua, questa. Mi aveva chiesto di non commentare il disordine. Va bene, non commentiamolo anche perché la mia stanza in questo momento è uguale. Però commentiamo la grandezza di questo spazio, dove comunque è stato il tuo spazio vitale per un anno. Allora, è da sottolineare che da novembre a febbraio qui vivono 2 persone perché il letto è a castello, come potete vedere. Quindi gli Questo era un spazi momento sono in cui molto eravate in due, ristretti. immagino. In realtà questa non è camera mia, non dirò di chi è. Ok, ok. Ed era il momento in cui questa persona era da sola. Credo fosse tipo alla fine quando stava tentando di ricostruire le valigie per partire. E quindi era un attimo di caos. Però quando siamo in due più o meno si assomigliano a queste perché non sa dove appoggiare i vestiti, non sa dove appoggiare le cose, quindi è tutto robe che volano. Esatto. E invece questa è la sala, Uno spazio comune. spazio comune, esatto, con i divani, la televisione, i libri. E Esatto. rispetto sempre alla vita quotidiana c'è un'altra domanda di Elena Delfino che ci chiede se c'era una gestione professionale dei rapporti interpersonali. Intendo una gestione, per esempio, dei conflitti vista l'impossibilità di sfogo. Sì, perché in quel caso lì il team è come la famiglia, non te la scegli, però ti deve andare bene per forza, almeno per un Esatto. anno. Sì, assolutamente. E È la gestione dei difficile. conflitti, eravate stati preparati prima, immagino. Sì, comunque la psicologa un po' ci ha preparato alla cosa. Poi ovviamente quando ti preparano e quando sei sul posto è completamente diverso. E se litighi con qualcuno, vuoi evitare di vedere qualcuno, è impossibile, a meno che tu non ti chiuda in camera tua e non esca più o in ufficio, vedrai quella persona per forza. E quindi devi sviluppare una grande maturità, una grande forza d'animo e pazienza, o eviti la persona il più possibile per evitare grandi conflitti, altrimenti tenti di parlarci per moderare un po' le cose, ammorbidire la situazione. Ovviamente sono arrivati i momenti di urla, di Beh, litigate, ma sono immagino. inevitabili. Sono Ma anche perché inevitabili. è la tensione, poi lì, al di là forse Sì. della relazione umana, in quel momento c'è anche una tensione personale, Sì. individuale, che Sì. magari rende tutto un pochino più complicato. Assolutamente, assolutamente. Senti, ma ti è capitato, tu sei partita che avevi 26 anni. Ti è Sì. capitato in qualche momento di pensare, io in questo momento potrei essere dove erano i tuoi coetanei, i tuoi amici, potrei essere in discoteca invece che qui, per dire una banalità. Ma no, perché sinceramente sono sempre stata sicurissima della scelta che ho fatto e quindi non mi sono mai pentita di questa cosa assolutamente, anzi, tornassi indietro la rifarei altre 1000 volte. Quindi non mi è mai durante l'anno mancato questo. L'unica cosa che mi è mancata sono ad esempio i colori, il verde, perché io vivo in campagna, immersa nel bosco, quindi quello mi è mancato veramente.
e mi mancava il mio cane. Queste erano le cose che volevo. E invece rispetto poi al tema dei tuoi studi, perché insomma ricordiamolo che tu eri lì per raccogliere dati e campioni per studiare proprio l'impatto dell'uomo sul cambiamento climatico. E che cosa ti sei portata a casa di quello che hai imparato lì? Una cosa che mi ha colpito è stato appunto questo silenzio che ti permette di entrare in contatto con la natura e lì capisci che sei piccolissimo, che in realtà per quanto tipo noi uomini tentiamo di fare, ci sentiamo i padroni, in realtà cioè, non siamo niente in confronto a quello che ci circonda. E io mi rifaccio sempre a Luca Parmitano quando è tornato inizio anno dall'ISS. E nel suo discorso dice infatti che la terra, comunque la natura, sono resilienti e sono creati per andare avanti qualsiasi cosa succeda. Fa quindi la cosa più fragile siamo noi uomini, perché la natura ritroverà sempre il suo equilibrio, noi ci autodistruggiamo. E questa è una cosa che lì la senti veramente forte, te ne rendi conto fino in fondo. Rispetto a, insomma, al tema proprio del cambiamento climatico, in questo momento non si sa bene se bisogna essere ottimisti o pessimisti, perché da una parte il pessimismo ti può portare a dire vabbè, tanto qualunque cosa io faccia non serve a niente, ma questo non aiuta. L'ottimismo invece è quello che, anche se magari è l'ottimismo delle pecore, è l'ottimismo di chi pensa ma non arriva, e comunque ti può portare a davvero a costruire qualcosa di nuovo, di diverso. Tu come ti senti in questi termini? Sì, sono completamente d'accordo perché il pessimismo ti porta sempre, diciamo, a buttarti giù, quindi non ti fa reagire. L'ottimismo è quello che in un modo o nell'altro, anche se poi magari non hai un risultato effettivo, ti fa fare qualcosa. A volte sono un po' pessimista sulle persone perché vedi certi comportamenti o provi a parlargli e vedi certe reazioni e dei discorsi che ti fanno perdere un po' la speranza, mettiamola Cos'è così. che ti fa perdere la speranza? Quali sono i discorsi che ti fanno perdere la speranza? Guarda, ti posso portare due esempi. Uno è stato di una persona di una certa età, avrà avuto 60 anni, non lo so, in cui parlando e spronando comunque a migliorare lo stile di vita per guardare al futuro delle generazioni di adesso e quelle future, per lasciare un mondo migliore, il commento è stato: vabbè, ma io tanto tra 10-15 anni sono morto. Certo. Quindi ti ritrovi davanti una ampia fascia di persone di una certa età che se ragionano così diventa complicato poterle iniziare magari alla raccolta differenziata o a usare certi prodotti piuttosto che altri, perché con questa mentalità, cioè, è molto complicato poterci lavorare. Quindi, insomma. E ci chiede Elena Delfino se dovessi citare un solo dato che racconta l'impatto dell'uomo sul clima, che cosa citeresti? Un solo dato, l'ultimo dato che è stato pubblicato anche dalla NASA, che è la concentrazione di anidride carbonica, che ha superato i 400 ppm, dovremmo essere precisi più o meno intorno ai 414, dato allarmante in quanto dati reperibili sempre sul sito della NASA, completamente pubblici, se riguardiamo i dati del passato studiato delle calotte di ghiaccio, il massimo era intorno ai 300. E si parla di raggiungere il picco di 300 in 10-20 mila anni. Qua abbiamo superato il picco in qualche centinaia di anni, quindi fa pensare. È chiarissimo quanto è forte l'impatto dell'uomo, quanto è forte Sì. davvero quello che facciamo. E poi è di questi giorni anche la notizia che il mare in un colpo solo 110 km quadrati di ghiaccio dalla Groenlandia. E a noi, per noi magari profani questi numeri, ma sono tanti, sono pochi, ma la Groenlandia è grande, Sì. 110 km, Esatto. non arrivo neanche in Puglia. Cosa vuol dire un dato del genere? Guarda, quest'anno lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia e nell'Artico hanno raggiunto un picco di massimo negativo, nel senso che si è sciolta la più grande quantità di ghiaccio rispetto a tutti gli altri anni, che probabilmente non è ancora sicuro, potrebbe essere visto come un dato irreversibile.
Questo vuol dire che anche se negli inverni si righiaccerà sicuramente il mare, ma questo righiacciarsi potrebbe non coprire più la perdita che abbiamo avuto. Quindi da considerare anche che nel momento in cui si staccano gli iceberg o si sciolgono i ghiacciai, si alza il livello del mare. Questo vuol dire che perdiamo il terreno delle coste, quindi le città che abbiamo in costa, le spiagge vengono mangiate dal mare e quindi le città si ritroveranno con l'acqua sempre più vicina. Con l'acqua alla gola, come si suol dire. Sì. Voi che eravate lì e vedevate da vicino e studiavate tutti questi dati e questi fenomeni, avete avuto mai dei momenti di sconforto del tipo non serve a niente essere qui a studiare? Come vi sentivate rispetto a quello che vedevate? La sensazione anche di essere un po' una Cassandra che prova a dire ma nessuno l'ascolta. Sì, questa sensazione là non era forte perché comunque è una sensazione che nasce quando hai a che fare con le persone, come ti dicevo prima. Quindi finché parli con altri scienziati, diciamo la cosa va bene, anche se poi trovi degli scienziati che ti tirano fuori teorie un po' così e quindi anche lì ti poni delle domande. Però è una cosa che viene fuori quando parli con le persone, quando tenti di spiegargli le cose. L'atteggiamento maggiore che ho trovato è quello di menefreghismo, come se le cose che stanno succedendo non riguardano ognuno di noi, come se gli incendi in Australia o quelli adesso in America a noi non riguardano perché sono in Australia e sono in America, quando in realtà è una cosa che potrebbe benissimo succedere sull'Appennino. Però finché non hanno una disgrazia, diciamo, In casa. tangente, tangibile in casa, tanto a me non mi riguarda. Spallucce, via. Ma adesso tra i tuoi progetti futuri c'è la divulgazione anche? Hai voglia di parlare con le persone, di diffondere? Nonostante mi senta una Cassandra, sì, proprio questo sentimento di impotenza che alcuni mi causano, diciamo, dall'altra parte mi sprona a voler divulgare, a voler sensibilizzare, partendo dai bambini e dai genitori dei ragazzi, perché sono la chiave di volta di molte cose, genitori. Quindi tornerai in Antartide? C'è anche questo tra i tuoi progetti futuri? C'era un progetto di partenza che però a causa Covid è stato annullato e quindi vedremo un po'. Va bene, io ti vorrei salutare riguardando insieme la tua foto, quella sullo sfondo immagino che sia la base, vero? Sì, esatto, sì. Grazie Insomma, grazie per aver condiviso con noi questa esperienza incredibile, per la positività anche con cui racconti un tema che da una parte è anche molto forte. Io vi ricordo che abbiamo ospitato Giuditta Celli, glaciologa, e oggi è stata ospitata prima che qui all'evento Il Limiter, dove insieme ad Anna Scani e avrebbe dovuto esserci anche Luigi Pezzulli, ci hanno un po' raccontato un modo di vivere femminile diverso, fuori un po' dai canoni, che ha anche un po' lo scopo di spronare le giovani generazioni ad immaginarsi un futuro possibile diverso. E questa intervista rimane salvata nelle IGTV di Alleyoop, e dopodiché sarà anche online nel nostro canale di YouTube. Ringrazio ancora Giuditta Grazie a te. e ti faccio i migliori auguri per tutto ciò Grazie. che tutti i tuoi progetti per il futuro. Grazie. Ciao. Ciao, buonasera a tutti.